Buongiorno e benvenuti al telegiornale di Toscana TV. Ebbene, noi apriamo il nostro notiziario con la cronaca perché un uomo di 56 anni è stato trovato morto in strada stamani a Bibola di Aulla, siamo a Massa Carrara, e secondo le prime ricostruzioni sarebbe caduto dal secondo piano di una palazzina. I soccorritori, automedica, ambulanza e anche Pegaso hanno potuto solo accertarne il decesso, aveva un trauma alla testa, sul posto anche le forze dell'ordine che hanno avviato accertamenti. E adesso ci spostiamo a Firenze perché una guardia è stata accoltellata per aver chiesto il Green Pass. È successo nella zona della stazione. È stata ferita con un coltello una guardia di sicurezza in servizio al fast food McDonald's a Firenze in piazza della stazione. È stata aggredita da due uomini di 30 e 28 anni ai quali insieme ad un collega aveva chiesto di mostrare il Green Pass e di indossare la mascherina prima di fare accesso al locale. Il vigilante è stato medicato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di 7 giorni per una lesione da arma da taglio alla mano. L'episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. I due uomini di origine straniera sono stati denunciati. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato il trentenne a ferire l'addetto alla vigilanza usando un coltello da sub con una lama di 9 cm, che poi è stato ritrovato e sequestrato dalla polizia. Dopo aver aggredito gli addetti ed essere stati allontanati prima dell'arrivo degli agenti, i due uomini hanno anche lanciato delle bottiglie di vetro contro le vetrate del fast food, infrangendone una. Entrambi dovranno rispondere dei reati di danneggiamento e di lancio di oggetti pericolosi. Al trentenne sono state contestate anche le lesioni personali aggravate. Ebbene, noi restiamo a Firenze e ci colleghiamo in questo momento con la nostra Chiara Valentini perché ha intervistato l'assessore Federico Gianassi. Ecco Chiara, volevo capire, insomma, hai parlato di bilancio, giusto, del bilancio del comune. Volevamo capire, insomma, se ci sono anche delle preoccupazioni. Le preoccupazioni le ha espresse il sindaco Nardella proprio due giorni fa e il sindaco questa mattina, partiamo da qui per fare un quadro più ampio, ha presentato insieme all'assessore al welfare Sara Funaro un piano molto ambizioso, riguarda l'abbattimento totale delle liste di attesa per gli asili nido, quelli dai 0 ai 3 anni. In realtà le liste di attesa nel comune di Firenze si concentrano soprattutto fino ai 12 mesi, un piano ambizioso che prevede da qui alla fine del mandato una riorganizzazione dei servizi e anche la costruzione di 3 nuovi asili nido. Perché partiamo da qui? Perché pesano due grosse incognite su questo importante piano. Una l'ha annunciata proprio stamani il sindaco Nardella, ovvero il fatto che le materie prime che non si trovano più, è un problema che chiunque fa lavori di edilizia in questo periodo conosce, pesano anche sul comune, quindi la costruzione di queste nuove strutture, parte delle quali rientrano nel PNRR, potrebbe essere messa a rischio perché sostanzialmente le aziende non partecipano ai bandi perché non hanno le materie prime per poter realizzare le opere. L'altra questione riguarda proprio il bilancio. Il sindaco Nardella ha fatto presente nei giorni scorsi che mancano 13 milioni al bilancio di Firenze, lanciando anche una frase che un pochino stamani ha ritrattato, ovvero se non arrivano aiuti dal governo saremmo costretti a chiudere i servizi, tra cui appunto eventualmente gli asili nido. Ovviamente stamattina ha ritrattato un po' su queste parole, però la preoccupazione e il problema c'è. I numeri lo raccontano chiaramente. Nel 2021 la spesa è stata di 46 milioni, nel 2022 di 59 milioni. Ora, il Comune di Firenze era riuscito a chiudere il bilancio preventivo lo scorso febbraio in equilibrio. Questo però era prima del caro energia e anche dell'emergenza profughi, che naturalmente sta costando ai comuni. Gli aiuti da Roma, pensate, nel 2020 erano 120 milioni, l'anno della pandemia, 2021 un po' meno, 80 milioni, per il 2022 sono previsti soltanto una decina di milioni per compensare le mancate entrate della tassa di soggiorno. Naturalmente il settore del turismo è uno di quei settori che peserà molto, magari in positivo, sul bilancio del comune, lo vediamo, i turisti stanno tornando, anche se non quelli che spendono molto, vedi per esempio i russi o le grandi comitive di cinesi e giapponesi, però le previsioni degli albergatori per esempio sono di un 77% degli alberghi
alberghi pieni, ma è solamente a luglio che il Comune capirà quanto ricava dalla tassa di soggiorno. Sicuramente però non basta la compensazione del Governo relativa soltanto a questo settore, perché appunto quello che manca sono 13 milioni, addirittura 40, ha detto l'assessore al bilancio, per stare più tranquilli. Poi c'è il rimborso del caro energia. Il Governo al momento ha previsto 1 miliardo totale per i comuni italiani di rimborso per le spese d'energia. Al Comune di Firenze arriverebbe 1 milione, nulla praticamente. Inoltre sono considerate soltanto le spese dirette dei comuni, mentre il Comune di Firenze ha una situazione particolare, ha società in house come la Silfi, per esempio, per quanto riguarda l'energia elettrica, che non è considerata nei rimborsi del Governo. Quindi queste sono tutte attenzioni che il Governo dovrà avere. Ora, il Sindaco Nardella ha già parlato con il Ministro Franco nei giorni scorsi e sicuramente il MEF in questi giorni, il Ministero dell'Economia e della Finanza, sta valutando misure proprio per aiutare i comuni, però ancora di formale e definitivo come impegni non ce ne sono. I comuni hanno già avanzato delle proposte, ricordiamo che l'allarme grosso del buco dei bilancio dei comuni è stato lanciato proprio da Milano, dal sindaco Sala, e Nardella non ha fatto altro che confermare le preoccupazioni. Quindi proposte ci sono, una ad esempio è quella del Comune di Firenze, che ci spiega proprio l'assessore Gianassi, assessore al bilancio, che abbiamo intervistato, poi la linea torna allo studio. Noi chiediamo dei trasferimenti che servano a compensare almeno in parte il caro bollette, il caro energia, ma ci possono essere anche strumenti di snellimento burocratico che per i comuni sono importantissimi, perché i comuni sono l'ente territoriale che sta a contatto con i cittadini, si ha la possibilità di muoversi, si muove più velocemente di altri. Noi oggi abbiamo dei vincoli alla finanza pubblica, ad esempio, che ci impediscono di spendere tutte le risorse che noi abbiamo, un po' quello che in passato succedeva per il patto di stabilità sugli investimenti, oggi succede sulla spesa corrente. Sono principi giusti anche di cautela, ma ridurre un po' di quei vincoli vuol dire dare ad esempio a un comune come il nostro la possibilità di spendere subito risorse che ha per 5-10 milioni di euro che verrebbero utilizzati per i servizi. Quindi sì, trasferimento di risorse, ma anche alleggerimento dei vincoli. In questi anni il Comune di Firenze è venuto incontro ai commercianti in particolare con sconti particolari, con sospensioni di tasse come la Tari. In questo momento sono rimasti degli sconti sulla COSAP, la tassa sul suolo pubblico. Questa mancanza di risorse da parte del Governo potrebbe impedire al Comune di continuare a andare incontro ai commercianti con questo tipo di misure? Beh, ci sono due temi. Da un lato, che noi vogliamo difendere le agevolazioni che abbiamo previsto. Riduzioni sulla tassa sul suolo pubblico e agevolazioni IMU, ad esempio ai proprietari che riducono l'affitto ai commercianti e agli artigiani, in cambio ottengono una riduzione dell'IMU. Sono già previsti a bilancio, ma dobbiamo garantire la nostra stabilità di bilancio per continuare a erogare queste agevolazioni. E dall'altro, abbiamo anche detto, a inizio anno prevediamo queste agevolazioni, ma il nostro obiettivo è prevedere ulteriori forme di sostegno e vicinanza ai cittadini in una fase complessa. Anche per questo è necessario un intervento complessivo del Governo, minore rispetto agli anni precedenti, ma comunque importante per i comuni italiani. Ci servirà anche per questo. I militari della stazione Carabinieri Forestali di Ceppeto a Firenze, con la collaborazione della Polizia Municipale di Signa, hanno effettuato accertamenti nel comune di Signa in un'azienda che produce materiali in plastica. Sul terreno della ditta sono stati trovati rifiuti speciali derivanti dalle attività di impresa, con percolazione di liquidi oleosi e plastica all'interno dei tombini presenti nel piazzale. Considerando il deposito come incontrollato e potenzialmente contaminante, le matrici ambientali sono stati deferiti all'autorità giudiziaria, il legale rappresentante della ditta e il conduttore delle attività d'impresa. E adesso vi facciamo vedere un servizio realizzato dalla nostra Chiara Valentini e da Alessio Poggioni, che ci racconta un po' che cos'è lo scoppio del carro tra storia e tradizione. Ricordiamo tra l'altro che domenica ci sarà la diretta appunto dello scoppio del carro a partire dalle ore 9 alle 12:30 su Toscana TV. Il Brindellone a Firenze è il grande carro di fuoco protagonista dello spettacolo pirotecnico che si consuma ogni anno in Piazza Duomo nel giorno di Pasqua. Quello che viene usato ancora oggi risale al 1765, ma la tradizione è antichissima. Si narra che dopo la liberazione di Gerusalemme, al fiorentino Pazzino De Pazzi, che per primo espugnò le mura della Città Santa nel
Bene, questo era il nostro ultimo servizio. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.